Guardate, ci possiamo tenere la forse meglio, io lo dico per voi, se volete. C'è bisogno di aspettare un po', però ha avuto una buona idea. Ma insomma, il dato era un dato abbastanza consolidato già dalla partita, dalla sera, dalla notte, ed era una costante. Quindi, il tema era soprattutto capire e comprendere in relazione alle sezioni che stavano arrivando nel corso della notte, la realtà della possibilità di vincere il primo turno e evitare il ballottaggio. Diciamo che non siamo mai, dei dati che abbiamo monitorato, grazie al lavoro fatto dagli uffici e dai piccoli che hanno lavorato nei seggi fino all'alba e anche oltre, quindi ringraziamento tanto va ai dipendenti comunali che hanno consentito che ognuno di noi potesse tenere sott'occhio i dati e il caricamento del dato sezione per sezione, tutti coloro che hanno lavorato nei seggi con la difficoltà ulteriore data dalla complessità della novità col voto di preferenza di genere, come sapete, che ha determinato qualche rallentamento maggiore rispetto al passato. Non siamo mai andati sotto rispetto al 50%, in relazione ai primi dati abbiamo avuto una leggera flessione, abbiamo però voluto aspettare il dato consolidato, certo anche per l'ufficialità data dalla chiusura delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale, con la comunicazione del caricamento dell'ultima sezione, tenendo conto che per quanto riguarda il ballottaggio questo è stato evitato con una buona percentuale di scarto, diverse quasi un migliaio di voti, c'è un distacco poi tra le liste e gli altri candidati che non preoccupava se non in relazione al ballottaggio, come ho detto prima. Quindi diciamo che se potevo rispondere in modo molto più semplice, rispetto a questa pappardella che ti ho rifilato, ce l'aspettavamo, me l'aspettavo in relazione ai sorrisi dei cittadini cagliaritani quando passavo per strada. Sindaco Cagliari è l'unico capoluogo di regione dove c'è una vittoria subito senza aspettare il secondo turno, ed è anche più basso casi nei quali c'è un'alleanza tra PD, SEL, quindi un centro-sinistra un po' più tradizionale, di lei si dice l'ultimo sindaco arancione. E secondo lei c'è un messaggio, un segnale anche per la politica nazionale con la sua vittoria? Ma è un messaggio abbastanza banale, quindi si vince se si è separati in casa e in perenne conflitto si rischia di perdere, sperando che poi al ballottaggio i miei colleghi che conosco con la mia stima e l'invocalipo, tenendo conto che poi con alcuni abbiamo lavorato fianco a fianco, uno di questi lo sapete è il presidente dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni d'Italia, Piero Fassino, con cui ho un rapporto di lunga data personale e familiare, quindi a loro, a tutti loro l'invocalipo per il ballottaggio. Indubbiamente le lacerazioni, le divisioni non hanno aiutato. Noi abbiamo cercato di tenere insieme la coalizione fin dalle prime battute. E su che cosa? Sul programma di governo, sugli impegni che avevamo preso nei confronti dei cittadini cagliaritani, sugli obiettivi che ci siamo dati. Ci siamo divisi qualche volta, scontrati, ovviamente abbiamo discusso in modo più o meno animato anche all'interno del Consiglio Comunale, nell'ambito della maggioranza, su quei temi. Però il fatto di esserci concentrati sul lavoro per la città di Cagliari, per la città che poi amiamo profondamente, ha pagato. Ma secondo lei il dialogo PD SEL si può ricomplicare anche in altre realtà? Noi l'abbiamo fatto, devo dire la verità, con un approccio sincero e di disponibilità da parte molto leale, da parte del Partito Democratico cagliaritano e non solo cagliaritano. Non ancora, ho scambiato dei messaggi con WhatsApp con Luca Lotti e poi ci sentiamo. Che cosa le ha detto? Lavoriamo per Cagliari, che mi sembra un bellissimo messaggio, tenendo conto che il Presidente del Consiglio è
non è, Tartaglia dico in relazione al fatto che non voleva fare una passerella senza portare risultati concreti. Sapete che ci sono una serie di vicende aperte, purtroppo per il dramma che stanno vivendo i lavoratori di tante imprese nel Sulcis, e io l'ho trovato molto corretto il fatto di avermi detto che sarebbe venuto solo nel momento in cui fosse stato in grado di consegnare dei risultati ai lavoratori che ha anche incontrato, quelli recenti, ai quali aveva promesso dell'impegno anche di risolvere la situazione, di lavorare per una soluzione. Io l'ho trovato comunque un bel gesto di stile politico, e quindi comunque non ho niente da dire contro il governo nazionale in relazione alle vicende che hanno interessato Cagliari, e la disponibilità nei confronti della mia candidatura da parte del Partito Democratico Nazionale, in particolar modo ovviamente di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per Cagliari valeva la stessa cosa. Sarebbe venuto a Cagliari se fossimo stati già in grado di sottoscrivere il patto con il Sud. Sarebbe stato facile fare una finzione, no? 168 milioni di euro per il Presidente del Consiglio che viene a Cagliari a consegnare la città nell'ambito del patto con le città metropolitane del Sud, la città di Cagliari, la città metropolitana di Cagliari, 168 milioni di euro, invece si è preferito, io credo, un elemento di serietà che, al di là del voto nell'altra realtà d'Italia, io credo che aiuti la politica tutta. Perché ha aspettato tante ore prima di venire a commentare, seppure il risultato no. fosse con soddisfazione, no, no, cioè no, che no, sia no, anche no, scaramantico. Gira, no, gira, gira. Siccome c'era un dato che stava, e alcune sezioni di cui non conoscevamo il risultato, mentre ero molto sereno su quelle che erano, sul grosso delle sezioni che ancora non erano arrivate, perché grazie ai ragazzi che poi in modo disinteressato e totalmente volontario sono stati in seggi come rappresentanti di lista, ragazzi, anche non solo ragazzi, diciamo, c'è anche persone con qualche anno in più, rispetto a tanti giovani che hanno dato una mano e che ringrazio. Avevamo invece alcune sezioni sulle quali non avevamo una conoscenza diretta, ci sono state anche delle difficoltà, e siccome l'operazione matematica non dava ancora la certezza matematica sulla possibilità del ballottaggio, diciamo, non solo c'erano gli scaramantici, ma...